Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Questo video di oggi non è dedicato alla SLK, che l'abbiamo già vista, non è questo esemplare, era un'altra, ma comunque era una macchina prettamente identica. Questo non è un compressor, è un aspirato. Comunque non è dedicato all'SLK, ma è dedicato a una lavorazione importante da fare per mantenere la macchina in un perfetto stato d'uso. Il cliente è una persona molto pignola, precisa. Questa macchina qua, per essere del 2000, non aveva mai sostituito gli ammortizzatori. Macchina con circa 120.000 km, vado a memoria, 110-120.000 km, non tanti. Comunque, ammortizzatori originali, che troviamo lì. Dopo li guardiamo bene, con calma, se no faccio impazzire il gap. Ammortizzatori originali, tubi dei freni originali e scarico originale. Allora, lo scarico è stato un vezzo. Partiamo dagli ammortizzatori. Allora, gli ammortizzatori, insieme ai pneumatici, sono quelli che creano il contatto fra noi e la strada. Quindi mai sottovalutare gli ammortizzatori, perché possono, è vero che possono scaricarsi, possono perdere, ma possono anche bloccarsi, quindi diventare duri, non riuscire più ad ammortizzare, quindi praticamente formare una sorta di asse di legno che collega le ruote con l'asfalto. Se la ruota non ammortizza, non segue i dislivelli nelle curve, i trasferimenti di carico. Ed è lo stesso problema, forse peggiore, che avere un ammortizzatore scarico che diventa una nave da crociera, perché le molle accompagnano la macchina e fanno l'unica funzione loro. Vedete che Mercedes, come nelle altre serie, ha l'ammortizzatore che lavora separato dalla molla. I suoi ammortizzatori nuovi, i suoi chiaramente di prima scelta, i suoi tubi dei freni. E anche sul posteriore abbiamo lo stesso identico discorso. Dopo però vi faccio oggi special guest, perché vi faccio parlare col mio ragazzo, il mio grandissimo Adi, perché la macchina l'ha fatta lui, quindi è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Posteriormente è identico, stessa funzione. Ammortizzatori separati dalla molla. E ora, colpo di scena, arriva il mio ragazzo. Che non è il mio ragazzo, nel senso il mio ragazzo, ma è il mio collaboratore, vero? Ciao. Allora, spieghiamo due cose ai ragazzi, ai nostri amici, sulla marmitta, perché... È vero che il cliente ha voluto montare uno scarico in acciaio, diciamo sportivo, ma non esagerato, però aveva un problema sul sistema di catalizzazione. Catalizzatore. Allora, questo catalizzatore qua aveva, questo gliel'hanno fatto altre persone, chiaramente me ne vedo bene di fare una roba del genere, mi ricorda un'altra macchina, la Delta. Uguale identica. Uguale identica. Allora, praticamente, dentro qui c'è la ceramica che chiaramente arriva a tutto il suo contorno, consumandosi con le buche, il resto, la sfortuna, si è dissaldata dal suo contorno. Quindi che cosa fa? Lei faceva rumore. Facendo rumore, sbattendosi, si è consumata, si è frantumata, un po' è uscita dallo scarico. Questo pezzo qua può mettersi di traverso, perché chiaramente si rimpicciolisce, si è messo di traverso. Loro che cosa hanno pensato bene? Di tagliarlo e di svuotarlo. Ma qual è il problema? Non essendo un tubo dritto, questo vuoto crea una risonanza fastidiosissima, molto simile a una scoreggia dopo che si è mangiato il giorno di Natale. Quindi noi abbiamo optato per un bello scaricozzo completo in acciaio di tutto, lingue di fuoco. No, dai, uno scarico in acciaio. Dici due parole su come sono realizzati, tutti con le fascette, con i coni d'acciaio, perché secondo me questo ci sono scarichi e scarichi. Questo è un bel kit che... siamo stati, cioè che abbiamo trovato, anche perché è completo di tutto, fascette, la bulloneria, comunque sia esatto. Abbastanza intuibile anche da montare, è semplice, non ci sono stati neanche tanti problemi per montarla. Le fascette, queste qua le facciamo vedere, ci sono fascette e fascette, perché le fascette stringitubo, quelle piccole, che cosa fanno? Stringono, ma creano una sorta di gobba nello scarico d'acciaio o di ferro, e quindi dopo, se io lo devo tirar via, non riesco più a toglierlo perché crea una sorta di conca e quindi non riesco a sfilarlo. A parte che si crea anche una fessura d'aria. Invece queste fascette qua personalizzate con i coni d'acciaio per evitare il rumore delle giunture tra una cosa e l'altra fanno la differenza. Vero Adi? Giusto. Ed è tutto così. Poi chiaramente anche l'occhio vuole la sua parte, è bello, insomma, lucidato in acciaio inox, quindi sta sicuramente bene. Il catalizzatore è l'unica cosa che mi faceva paura. Perché i catalizzatori per queste macchine non li fanno in tanti. Nuovo costa come la macchina. E poi deve essere di marca buona. Perché se no abbiamo lo stesso problema che si può dissaldare, come abbiamo visto nell'altro.
Questo, il fatto dei tubi dei freni, invece, hai trovato difficoltà a toglierli? Come hai notato, come hai trovato quelli vecchi, No, diciamo? i tubi dei freni pensavo mi avessero, cioè che mi facessero incazzare un pochettino, ma sono stati abbastanza semplici da levare, anche perché la macchina è anche in buono stato, quindi diciamo che. Memore, abbiamo fatto una. Io, infatti, l'avevo detto a questo signore. Avevamo fatto una CLK, mi ricordo. E ti ricordi che quelli davanti non sono venuti via? Non si Abbiamo dovuto, venivano via a non venivano tagliare. via, abbiamo dovuto tagliare i tubi semirigidi che aveva davanti. Chiaramente, poi quelli nuovi, loro cosa fanno? I Mercedes te li danno dritti così e non sono di rame, sono di ferro. Quindi, se tu li pieghi senza l'attrezzatura, che cosa fai? Li chiudi. Quindi piano piano gli devi dare tutta la sua sagoma per fare. Quindi ci metti molto più tempo ad andare a montare la continuazione del tubo. Vediamo se riusciamo a vederlo. Eccola qua. Allora, eccola qua. Dopo il tubo flessibile che è nuovo, che è questo, vedete che il resto del tubo è di ferro e vedete che ha una forma. Questo qui non ve lo danno mica sagomato. Questo ve lo danno dritto, come un metro. E questo va chiaramente fatto tutte le sue curve perché deve seguire e andare fino alla pompa dell'ABS o alla pompa dei freni, dipende dalla macchina, da come è fatta. Quindi il problema è quando non si riescono a smollare, come diceva Adi, queste giunture qua, anche a scaldarle col cannello. Addirittura quelle là abbiamo, dal tanto che l'abbiamo tentata di scaldare, tanto il tubo era da cambiare, si è sciolto addirittura il tubo di gomma, ma questa giuntura qui non ha ceduto. Non ha ceduto e abbiamo dovuto chiaramente tagliarlo e cambiare questo. Purtroppo, essendo di ferro, bisogna stare attenti a ripiegarli. Gli ammortizzatori invece che lavoro c'è? Gli ammortizzatori anche loro sono molto semplici da sostituire. Boccole, hai trovato problemi con le boccole? Ecco, questa è una macchina che è ben conservata perché gli ammortizzatori può essere anche un lavoro. Vediamo di girare un attimino lo sterzo se ci riusciamo. Allora, può essere anche un lavoro Molto che, più complicato. esatto, che queste boccole non vengono fuori oppure abbiamo i supporti superiori distrutti, non si riescono neanche a sfilare gli ammortizzatori. Esattamente. Tu hai cominciato, sei partito da come primo lavoro da che cosa? Ho iniziato con gli ammortizzatori, a smontare gli ammortizzatori e poi ho fatto i tubi dei freni con il suo spurgo e poi infine ho cambiato la marmitta. Il suo, com'era il suo olio che è uscito dalla macchina? Il suo olio dell'impianto frenante? Non era proprio malmesso, ma comunque sia si vede che olio del 2000 alla fine, perché non credo che sia mai stato cambiato. Questo è un vizio che hanno in molti di non cambiare mai l'olio dei freni. Tu stai alzando la mano, tu sei uno di quelli che ha il vizio. Io sto zitto. Fatti gli scherzi. Che cosa fa l'olio dei freni? Esattamente come l'olio del motore, ragazzi. Raggiunge temperature elevate e poi si abbassa. Temperature elevate si abbassa. L'olio diventa nero. Quindi si scalda, si brucia, tra virgolette, magari non come l'olio motore, ma dopo perde il suo potere. E che cosa fa? L'olio dei freni deve poter supportare una temperatura elevata. Altrimenti, che cosa fa il pedale? Perde di pressione, il pedale scende. Se io ho un olio che si brucia e si consuma, diventa vecchio, lo stesso tipo di olio può perdere, anzi perde, le sue priorità. Quindi, in questo caso, siamo andati a sostituire i tubi dei freni per vecchiaia, anche se non erano lesionati, erano magari No, un pochino, erano ancora buoni per un alla po' un fine, pochettino duri, c'avevano però siamo 30 andati a cambiarli per sicurezza. Chiaramente qua in questo caso bisogna fare lo spurgo, ma uno l'olio dei freni lo può cambiare, anzi lo deve cambiare, anche senza sostituire i tubi dei freni. Questo è stato un caso e qua si è obbligati naturalmente a svuotare completamente l'ABS e il resto. Però vorrei che entrasse nella testa di molte persone che sostituire l'olio dei freni, non solo quello della vaschetta superiore, è una procedura che è molto meglio fare. Quando si vanno a, ecco, una cosa che non c'entra nulla, che mi sono dimenticato di dire prima, quando si vanno a comprare delle linee di scarico, ce ne sono tante. Quindi non voglio fare a gara su chi sia migliore o sia peggiore. È il solito discorso dei motori, ragazzi. Vi tornano tutti indietro. Perché anche soltanto la sagomatura di una marmitta è un attimo che questa marmitta qua, se è sagomata male, vi tocchi nel ponte posteriore. Voi dovete sempre fare queste prove quando andate a montarli. Qui questa marmitta passa dai tralicci, dai rinvii, a due snodi. Quindi è un attimo che possa andare a toccare in un supporto. Se questo tubo d'acciaio, che è grossissimo, un tubo da 60, adesso vado a occhio, Dovrebbe essere 66, ok. quindi ancora più grosso, è piegato male in origine, è piegato male, qua ci vuole la piegatubi, ma e ci vuole uno in gamba, perché se qua gli è andato una curva appena appena più accentuata verso l'alto, Esatto, voi più. avete
il terminale, il tubo prima del terminale che vi tocca qui, e il terminale in fondo, se lì è piegato di 3 mm, lì sopra vi sale di 1,5 cm, e voi ce l'avete contro il paraurti, oltre che star malissimo, vi brucia la parte sopra del paraurti, perché questo diventa caldo, e in più fa un rumore pazzesco. Quindi, quando si cambiano le... questo è il problema di quando si cambiano, in questo caso la macchina ha 3 pezzi, ma quando magari si cambiano le marmitte, tipo il GTV, che la macchina ha 4 pezzi di marmitte, se non 5, magari si interviene cambiandone solo uno, quello nuovo si deve adattare ai vecchi. Non sarà mai preciso al millimetro. Le linee di scarico professionali in acciaio, la differenza si vede sempre come realizzazione. I nostri amici dicevano che... uno addirittura mi ha scritto una cosa. Perché faccio vedere la sigla con le persone se poi non si vedono mai nei video? Che cazzo vuol dire? Cioè, sono i miei collaboratori, sono la mia famiglia. Quando posso li faccio vedere, no? Non è che possono mettersi a parlare, a spiegare. Io, è giusto, in questo caso l'ha fatto lui, è giusto che si veda il video dove è stato mio fratellino. Quindi gli diciamo al prossimo video. Al prossimo video. Diglielo tu, anzi chiudi tu, così se sbagli, sbagli tu. Ciao ragazzi, al prossimo video.